Quando non ho carica sufficiente per tornare a casa e caricare la MX-30 nel proprio box, ma ho comunque abbastanza tempo a disposizione per stare fermo in un posto, l'ideale è caricare MX-30 in una colonnina pubblica di tipo tradizionale, quelle classiche che trovo in città. Sono colonnine trifase la cui carica completa di MX-30 arriva a 5 ore, con una ricarica da 0 a 100%. Anche in questo caso è possibile caricare MX-30 anche solo parzialmente. Quindi l'ideale di questo tipo di carica è quando sto al cinema, quando parcheggio su una via dei negozi per andare a fare shopping, quando sto in centro commerciale. Ecco che sto fermo quelle 2-3 ore, faccio le cose che devo fare e nel frattempo la macchina si ricarica. Fra l'altro molti esercenti commerciali offrono questo tipo di ricarica ed è tutto gratuito ai propri clienti, quindi alcuni centri commerciali, alcune palestre, alcuni cinema offrono questo tipo di ricarica a titolo gratuito per incentivare chiaramente l'acquisto presso le proprie strutture. Questo tipo di ricarica necessita di portare con sé uno dei due cavi che MX-30 dà in dotazione nei serie. Inoltre è necessario avere un'applicazione o una tessera prepagata per poter abilitare la colonnina a ricaricare la vettura, laddove appunto la colonnina è pubblica, quindi a pagamento. Negli esercenti commerciali che offrono questo tipo di ricarica gratuitamente, lì invece la colonnina è sempre libera, sempre disponibile. Il costo per questo tipo di ricarica è di circa 13 euro per una ricarica completa, cioè da 0 a 100%. Tuttavia, anche in questo caso è possibile caricare anche solo parzialmente la nostra MX-30. Per attivare la colonnina di ricarica sarà necessario accostare la carta al lettore della carta stessa, attendere qualche istante, il display mi indicherà che la carta è in fase di riconoscimento, in fase di lettura. Appena questa sarà riconosciuta, potrò andare a connettere il cavo sia sulla colonnina che sulla vettura. Le colonnine di ricarica più tradizionali hanno due prese di ricarica, una sulla destra e una sulla sinistra. Noi andremo a utilizzare soltanto quella che si trova a destra, l'attacco tipo 2, mentre quella sulla sinistra è riservata all'attacco tipo 2A, che sono le vetture più vecchie, più datate. Fate attenzione perché l'attacco sulla colonnina di ricarica è di tipo a baionetta, quindi sarà necessario mettere il cavo leggermente ruotato, spingere verso la colonnina mentre lo si ruota e inserirlo del tutto. Inserita una delle due estremità del cavo sulla colonnina, andiamo a inserire l'altra estremità sulla presa di ricarica della MX-30 e si accenderà per qualche istante la spia bianca che indica che la macchina e la colonnina dialogano per fare una prima diagnosi e attivare la procedura. La spia diventerà subito dopo verde lampeggiante e questo indica che la procedura di ricarica è in corso. Quando la spia diventa totalmente verde, fissa, la ricarica è terminata. Mentre la MX-30 è in ricarica, il cavo viene bloccato all'interno della presa. Questo per evitare che chiunque passi possa sganciare, anche semplicemente per farmi un dispetto, il cavo dalla macchina stessa e quindi bloccarmi la ricarica. Quindi per poter bloccare la ricarica e sbloccare il cavo dovrò andare a spingere il tasto lucchetto aperto, quindi il tasto di sblocco delle portiere, e questo mi permetterà di sfilare il cavo dalla presa di ricarica. Se voglio interrompere la ricarica prima che questa sia terminata, posso prendere la tessera prepagata e avvicinarla all'apposito lettore della colonnina, oppure attraverso il tasto stop dell'applicazione sullo smartphone. Sull'applicazione viene riportato il numero di serie, quindi prima di decidere quale delle colonnine andare a attivare, controllate per favore che coincida il numero di serie con quanto riportato appunto sul retro della colonnina.